Ciao a tutti amicissimi del Santec World, oggi siamo in un nuovo video, un video che vi darà la carica. Insomma, la carica come quella di questo power bank di Xiaomi. Xiaomi power bank da 10.400 mAh. Un prodotto davvero molto interessante, ma sarà veramente così come si crede? Per scoprire ulteriori dettagli seguite il mio nuovo video. Sigla! Santec World, andiamo a vederlo più da vicino questo power bank. Lo lasciamo un attimo da parte, questa è la confezione di vendita originale, logo con l'ologramma di Xiaomi, una serie di altri dati, ma andiamo a vedere la confezione cosa comprende. Comprende un cavettino USB, micro USB non marchiato Xiaomi e della manualistica in lingua cinese che non merita particolare attenzione. Andiamo a prendere un attimino il nostro power bank, parliamo subito di misure e specifiche tecniche. Allora, il power bank, come sapete, è da 10.400 mAh, misura 9.1 x 7.8 x 2.2 cm, il peso è 262 grammi, quindi diciamo che in mano si fa sentire. Dopo le conclusioni finali vi spiegherò cosa ne penso di questo prodotto e quindi legato anche al prezzo, peso e quant'altro. 10.400 mAh, dicevo. Andiamo a vedere un attimino la parte qua sopra, che è comprensiva di porta USB da 2.1 A, micro USB per la ricarica del power bank e il tastino per verificare la carica presente ancora nel power bank. Come potete vedere, questo è lo spessore dell'alluminio. Io ho un collega che l'ha acquistato e gli è caduto tantissime volte, il prodotto non si è mai aperto, non si è mai danneggiato, quindi robusto anche da questo punto di vista. Qua una serie di informazioni che tra l'altro vi dicono che il power bank ha un'uscita da 5.1 V con 2.1 A di uscita, che tra l'altro è regolabile per quello che per quanto riguarda poi il prodotto. Andiamo a parlare un attimino della prova che ho voluto effettuare. L'ho provato per circa un mese con il mio Samsung Galaxy S6, praticamente ricaricavo il Samsung Galaxy soltanto con il power bank di Xiaomi. Quanti mAh reali ho potuto visionare? In realtà circa 6.500. Gli altri si perdono, è brutto da dire, ma diciamo che più di 6.500 mAh non riuscirete a realizzare. Quindi prezzo circa 11 euro su siti cinesi, compresa la spesa di spedizione. Consigliarlo o non consigliarlo? Allora, visto il prezzo, mi sento veramente in dovere di consigliarvelo, però c'è da fare una precisazione: c'è anche la versione da 16.000 mAh. Ora, questo non è un power bank tascabile, perché come potete vedere è abbastanza robusto, cioè se ci mettiamo un metro di fianco comunque vedete che è abbastanza ingente, sono abbastanza ingenti le misure, quindi non è un power bank sicuramente da portare in tasca. Per questo motivo forse avrei acquistato quello da 16.000 mAh, comunque vi consiglierei l'acquisto da 16.000 mAh. Ma che dire, per 11 euro che volete di più? Ciao a tutti da Santec World e al prossimo video! Ma adesso credo che sia ora di andare a vedere un attimino questo nuovissimo router nella main feature, ovvero il touchscreen.